Bologna Inside. Oggi nel mio salotto abbiamo niente poco di meno che Marcello Camilli. E chi è Marcello Camilli? Cosa fa qui? Sentiamo, Marcello Camilli. Allora, Marcello Camilli diciamo che è un animatore del sociale. Faccio teatro, faccio la regia adesso principalmente, dopo aver studiato ho fatto dei laboratori e dove ho fatto diversi spettacoli. Diciamo che io nasco come attore a Parma presso il Lens Rifrazioni, che è un teatro famoso che diciamo coltiva attori con disabilità, e lì ho fatto un bel corso, c'è stata una bella palestra, dopodiché ho fatto con loro il primo spettacolo che era il Faust. Quanto tempo fa? Molto impegnativo, parliamo di 10 anni fa. 10 anni fa iniziale? Esatto, sì, perché io prima facevo un'altra vita. Cosa facevo? Facevo il ragioniere. Il ragioniere? E com'è che ti è venuta la vocazione di fare l'attore? È stato a Bologna, perché io vengo da una provincia, Lazio, la provincia di Viterbo, dove lì facevo appunto il ragioniere. Poi per questioni sanitarie sono venuto a curarmi a Bologna. A Bologna ho conosciuto la mia metà e mi sono fermato qua e ho cambiato vita. Ho detto no, basta con i conti, basta con la ragioneria, la partita doppia, e ho fatto un corso di doppiaggio con il ministro. Senti che ha una voce ben impostata. Infatti, tutti mi dicevano così, ma tu no, perché non fai il doppiatore, perché non vai a fare il doppiaggio nel cinema, eccetera. Allora mi sono avvicinato a questa realtà e piano piano, appunto, come ti dicevo prima, sono salito sul palcoscenico. Poi dopo 10 anni, visto che era abbastanza impegnativo, faticoso, perché andavamo in tournée, poi ho lavorato anche con una compagnia nelle Marche e quindi dovevo stare lì quasi tutta la settimana, e era abbastanza impegnativo per me. E allora mi sono stabilizzato a Bologna. A Bologna ogni tanto facciamo degli spettacoli con un gruppo di ragazzi disabili. C'è un nome sto gruppo? Allora, noi ci chiamiamo Gruppo Teatro Passioni. Sì. Perché? Perché praticamente ogni anno noi facciamo una manifestazione, che tra l'altro sarà nei prossimi giorni, che si chiama Passione. Quando sarà? È il 20 giugno. 20 giugno. Ad Arboreto, in una struttura del comune. Arboreto. Arboreto proprio è una struttura. Ah, a Bologna. A Bologna, sì. In via del Pilastro. Sì. È vicino all'Hotel Savoia. Sì. E lì praticamente, che è un centro residenziale, un centro diurno, noi raccogliamo tutta la disabilità artistica che c'è a Bologna e che diciamo frequenta corsi o centri diurni dell'azienda Vasella. E è una bella cosa perché praticamente si conoscono un sacco di bei personaggi, pittori, fotografi, attori, ballerini. E quindi ecco, questo è un contenitore, questo Passione. E lì faremo il nostro spettacolo che diciamo abbiamo, per cui abbiamo lavorato durante l'anno. Quindi invitiamo tutti, ripeti, il 20 giugno alle ore 18, perché poi sarà un pomeriggio, sì, serata fino a notte inoltrata, una festa estiva. Estiva. A Passioni, al centro Arboreto, in via del Pilastro. Per conoscere Marcello Camilli e tutte le e persone. E tutti gli amici e tutti i collaboratori che sono veramente in gamba. Bologna Inside, grazie. Grazie. Lo vediamo, sì, nei prossimi giorni.